Allora, eccoci Eccoti, qua Nicola. con Simona Bonifati. Che piacere, Simona, e soprattutto ti ringrazio tantissimo perché so della tua ritrosia a fare questi collegamenti via video, delle registrazioni, andare online, ad affrontare questo genere di situazioni. Quindi doppiamente grazie. Come ti dicevo prima, io sono Grazie a te. particolarmente affezionata a te sin da, direi quasi dall'infanzia, dall'infanzia psicanalitica, perché nelle prime lezioni Urbinati di Recalcati tu lo accompagnavi già in quegli anni, eri già un'allieva di Recalcati, ma eri dalla parte dei docenti e mi ricordo che una delle prime volte c'era un gruppetto di persone che parlavano lì dell'amore, arrivai io lì e dissi no, perché a me hanno insegnato che prendi una donna e tu subito mi bloccasti, mi dicesti ma scusi, lei sta dicendo, mi hanno insegnato a prendere una donna e già subito mi hai fatto la prima interpretazione che ha rovesciato completamente ogni mia aspettativa in questo campo e mi ha indicato la strada a rovescio che dovevo percorrere. Quindi sì, dall'inizio ti ricordo ero appena ventenne, ti vedevo così. Ma ti ho traumatizzato e sono diventata indimenticabile. Sì, si dimentica, sì, è perché è stata, potremmo dire, la prima interpretazione che mi ha spostato ampiamente, che ha aperto un po' una deriva, una frana totale su ogni eventuale presa sull'essere femminile, ogni velleità di questo campo. E poi, sin da ragazzo, ho studiato il tuo testo, La psicosi di Jacques Lacan, e ho sempre apprezzato il tuo rigore concettuale, perché tu hai una formazione filosofica e hai quell'atteggiamento verso la teoria psicanalitica e quell'ordine concettuale che hanno solo quelli che hanno una formazione filosofica. E in più si vede la stoffa dell'analista. So che probabilmente tu mi dirai: stoppiamo la registrazione perché mi stai facendo troppi complimenti, ma era giusto per presentarti alle persone che ti ascolteranno, perché nella tua genuina semplicità in realtà c'è un grande spessore. Ed è proprio per questo che uno dei testi più difficili di Massimo Recalcati, sebbene sia uno tra i più noti, come L'uomo senza inconscio, proprio per parlare di questo testo ci volevi tu. Secondo me, sei la persona che può restituirci questa grande complessità e ci può accompagnare in questa telemachia. Intanto grazie, grazie per l'invito. Il sì è stato sofferto, non lo nascondo, ma ci proviamo. Proviamo. E grazie per le tue parole, perché una presentazione così, insomma, è Potrei persino dire troppo tante altre ridondante. cose, quello che dicono i nostri allievi del MIRPA, che le tue lezioni, poi loro si passano man mano alle sbobinature. Ancora a me non sono arrivate delle tue lezioni, che sono di un rigore, di una precisione incredibile. Allora, Allora, detto Lucia, questo, infatti, il tuo primo nome è Lucia, credo, il mio dal. primo nome è Lucia. Festeggio Santa Lucia l'onomastico. Ah, C'è ecco. Come ti un chiami? po' di confusione, mi hanno sempre chiamata Simona, ma ho sempre festeggiato l'onomastico a Santa Lucia, per cui mi sono poi appropriata del primo nome con l'età, anche perché devo usarlo per forza, perché sono formalmente Lucia Simona. Stavo pensando a proposito dell'età, ma tu conosci Recalcati sin dagli anni 90? Come hai conosciuto Recalcati? Tra l'altro, Hai tu hai parlato di un filosofia. libro che Recalcati mi sembra non voglia che si diffonda molto, possiamo magari passarlo a chi ce lo chiederà via mail, Abitare il desiderio. Tu mi hai detto che ce l'ho una copia, ma Recalcati non vuole che. Abitare il desiderio è stato il mio primo incontro con Recalcati attraverso il libro, nel senso che l'ho letto per una mia curiosità, è stato un incontro, andavo in libreria, cercavo libri. Ho preso questo testo, mi aveva folgorata. Di lì a poco ho saputo, parlavi di filosofia prima, io ho fatto filosofia ed è lì che ho incontrato Recalcati. E lui all'epoca faceva un corso di un seminario presso la cattedra del professor Ferniani, filosofia morale. Suo maestro. E io mi sono innamorata del suo maestro, esatto. Però io, diciamo, Recalcati l'ho incontrato, che ovviamente era già psicoanalista, ma a filosofia, Sto parlando dei primi anni dove. '90, quindi. Negli anni 90, era il Recalcati del vuoto e il resto, che è stato il precipitato dei corsi che facevo in quegli anni Però, all'università. mentre Il vuoto e il resto è un testo che Recalcati considera ancora importante, Abitare il desiderio, in qualche modo, ma perché lui te l'ha confidato? Perché non è troppo Un testo che heideggeriano? Cosa c'è? io
Sì, troppo marcato dall'impianto filosofeggiante, io credo. E il Recalcati analista è venuto fuori poi dopo, e il vuoto e il resto già è, come Tiene dire, conto è di il questo testo di uno passaggio. psicanalista, non di un filosofo. Ah, quindi Abitare il desiderio è un E il vuoto e il testo. resto, quanto è attuale ancora il vuoto e il resto? Se ci pensavo in vista di questo nostro incontro che chiaramente mi ha messo in fibrillazione, ho riletto L'uomo senza inconscio, poi sono venuti un po' di pensieri e ripensavo proprio al primo incontro con Massimo in quegli anni e al vuoto e il resto mi viene da dire che cosa resta del vuoto e il resto alla luce di un testo come L'uomo senza inconscio dove, come dire, c'è in primo piano il venir meno in qualche modo nei sintomi della contemporaneità dell'oggetto causa del desiderio, di tutta la dialettica del desiderio che è la matrice della sintomatologia classica nevrotica e invece qualche cosa di quel vuoto che non si fa vuoto causativo ma che viene riempito. Però diciamo che ho sintetizzato un po', poi ci torniamo magari con calma. Però insomma, nel vuoto il resto già ci sono dei cenni all'anoressia, alla bulimia, eccetera, però tutto l'impianto teorico clinico raffinato e affinato su quella clinica Recalcati l'ha potuta sviluppare nel corso del tempo, sudando con l'esperienza clinica e andando a costruire un corpus teorico clinico straordinario che era già intravisto nel vuoto e il resto. Però non era ancora così, diciamo, strutturato in modo organico tutta questa deriva della clinica della contemporaneità. Anche se, diciamo, se quel libro lì, Abitare il desiderio, tu dici che è un libro anche Recalcati filosofico, però io ho trovato anche nelle opere di Recalcati, già negli anni Ottanta, un'attenzione al Todestrieb di Freud, tant'è che lui ha cercato di articolarlo tra Sartre e Freud prima ancora che con Lacan, un'attenzione che è ancora uno dei vertici teorici che cerca di approfondire ancora oggi Recalcati, quindi è sempre Assolutamente sì. stato molto vicino al reale Se Recalcati, pensiamo anche al da vuoto, filosofo. sì, assolutamente sì, abitare il desiderio, in fondo, ora nell'uomo senza inconscio si parla di rianimare il desiderio, abitarlo, rianimarlo, soggettivarlo, insomma, sono mille i modi in cui lo si può dire. Certamente tutto, diciamo, lo studio della società, della contemporaneità e dei nuovi sintomi è stato affinato col tempo nell'arco di quasi un trentennio, no? Di clinica. Com'è stato vedere Recalcati in questi 30 anni di lavoro, in questi 30 anni di evoluzione teorica, clinica? Io più volte dico che Recalcati va visto quello che lui ci consegna, ci propone, non ci sta proponendo un insegnamento, ma un'opera, forse più vicino al percorso di un artista, non solo di un insegnante. Quello sì, ma c'è un qualcosa di più. Tu che dici su questo, Simone? Cos'è stato? Per me è entusiasmante, è linfa, linfa ed emozionante, perché è come se ci fosse qualcosa, intanto di una trama che si tesse, e non è, seppur nel nuovo c'è una continuità. Tu hai colto dei punti, parlando della pulsione di morte che lo ha interrogato, cioè in fondo Recalcati pur rinnovando i propri interrogativi, i suoi interrogativi, non cessando mai di interrogarsi sulla clinica, inietta del nuovo, riplasma, affina, amplia lo sguardo, non si arrende, non si ferma, ma non si ferma sulla propria parola come dire, congelata, la rimette in movimento. Questo è anima, non soltanto lui che è animato, ma anima chi lo segue, chi lo legge, chi lo studia, chi lo ama. E mi metto tra questi. Non ci si stanca mai di leggerlo, continua a scrivere, ma un libro non è uguale all'altro. Ci sono delle questioni ricorrenti e questo per me è proprio, come dire, la testimonianza incarnata, se si vuole parlare di testimonianza, testimonianza incarnata, non soltanto la sua vita, lasciamo le questioni personali, rispetto alla teoria e alla clinica. Sì, la sua opera che. È veramente, cosa vuol dire? Guarda, è entusiasmante. Non si siede mai, ma non nella maniacalità, perché altrimenti sarebbe inquietante.
e non fermarsi mai, che ha a che fare con il desiderio, e il desiderio sulla, io ripeto, la clinica, che poi, come dire, si intreccia nella psicanalisi in modo serrato con la teoria, che va rivista, perché non è precostituita e si deve sempre, come dire, rideclinare a seconda di quello che la clinica ci fa incontrare. E in questo Recalcati è straordinario, perché è uno sguardo clinico di un raffinato, di un acuto, che, come dire, nulla gli sfugge e gli inciampi o gli aspetti fenomenologici di quello che incontra lo rimettono al lavoro per, come dire, cercare di dare una forma che si riaggancia con qualche cosa che abbia a che fare con la teoria della psicanalisi. Sì, alla base c'è un grande ricercatore clinico. Cioè un grande ricercatore clinico. E poi, vabbè, è chiaro, tutto, senza venir meno con appunto la conoscenza di Freud e di Lacan, che, vabbè. Però c'è l'anima Recalcati che permette a quel sapere di essere sempre vivo, non solo per Recalcati, ma anche per chi lo legge. Sì, e poi c'è questo aspetto altrettanto straordinario, che appunto non è soltanto come dire, mi viene da dire quasi l'arido amore per il sapere, per la ricerca, per lo studio, ma è un uomo calato nella contemporaneità, è un uomo nel mondo, è un uomo che, come dire, ha fatto questa operazione straordinaria di veramente uscire dal gergalismo lacaniano, che era una piaga del lacanismo, di renderlo fruibile senza banalizzarlo, di veramente riuscire a interloquire non solo con i lacaniani. Beh, alcuni non gliel'hanno perdonata questa cosa. Mi dispiace per loro. E invece questo significa riuscire a interloquire anche con chi, come dire, ha altre formazioni. Perché Recalcati la questione non è di essere fedeli al testo di Lacan. Per Recalcati il modo migliore per essere fedeli al testo di Lacan è essere fedeli al reale della clinica. Uh-huh. È il reale della clinica che ti permette sempre di avere questa spinta alla ricerca. Perlomeno è questo che possiamo imparare da Recalcati. Certo. Essere fedeli al testo rischia di sganciarti dall'interesse, dal desiderio dell'analista, che è l'incontro con la clinica. Certo. E questo testo, L'uomo senza inconscio, è un testo fondamentale nel percorso di Recalcati, un punto di svolta, segna un passaggio. È anche il testo che lo ha reso famoso al grande pubblico, pur essendo un testo di clinica psicanalitica, un testo che è stato ripreso nell'anno in cui è stato pubblicato, nel 2010, dal rapporto del Censis. È stato un caso editoriale nel momento in cui è stato pubblicato e ha permesso di far conoscere il talento di Recalcati a una platea di lettori molto più ampia di quella di un pubblico specializzato. E secondo te perché questo testo, un testo che segna una discontinuità ma allo stesso tempo uno sviluppo dei temi che hanno sempre caratterizzato l'interesse teorico clinico di Recalcati? A me viene da dire che questo testo è illuminante e provocatorio. Illuminante perché ci dà uno scorcio sulla clinica della contemporaneità e riesce a entrare nelle cosiddette nuove forme del sintomo in una maniera straordinaria. Provocatorio lo dico tra virgolette, nel senso che l'uomo senza inconscio fa allusione alla possibilità al rischio dell'estinzione dell'inconscio nella contemporaneità. E se pensiamo che uno psicanalista può arrivare a parlare di un inconscio che si estingue, viene da sé di domandarsi: ma che ci stiamo a fare? No? Dove finisce la psicoanalisi? E in fondo tutto il lavoro di Recalcati in questo testo, ripeto, al di là della, dopo magari diciamo qualcosa della come con cui entra nelle nuove forme del sintomo, nella patologia che affliggono la contemporaneità, ai soggetti del mondo ipermoderno, è
una, come dire, un interrogativo che in fondo ruota intorno a qual è il posto della psicoanalisi nell'epoca dell'evaporazione del padre. C'è qualche cosa della caduta degli ideali? Siamo in un mondo governato da una forma di legame che Lacan definiva il discorso del capitalista e che in qualche modo regola le nuove forme di legame molto antierotiche della contemporaneità, dove in primo piano c'è la spinta al consumo degli oggetti, il passaggio vertiginoso da un oggetto all'altro, poi magari ritorneremo anche su questo. Simona, io coglierei l'occasione proprio per la tua capacità di insegnamento di chiederti, ma questo discorso del capitalista che i lacaniani citano sempre, se volessimo spiegarlo alle persone che qui stanno facendo un po' di tennis, un po' qualcosa, se io dovessi chiamare, venite, venite qui, ascoltate allora, Simona che vi spiega cos'è il discorso del capitalista, come potremmo spiegarlo in maniera fruibile ma allo stesso tempo... Cerco di dirlo nel modo più semplice possibile, ma basilare, sicuramente molto insufficiente da un punto di vista del rigore teorico, ma è un, come dire, col discorso del capitalista Lacan non indica e non definisce soltanto la modalità con cui viene, diciamo, non indica soltanto le regole del mercato, ma indica una forma di legame sociale, che, come dire, anziché radicarsi sulla cosiddetta mancanza essere del soggetto, tende a porre in primo piano l'oggetto, diciamo, quello che noi chiamiamo l'oggetto piccolo A, che diventa, diciamo, non il motore del desiderio che si rilancia in modo metonimico e che rende il desiderio, come Freud dice, indistruttibile, ma punta invece non a raccordarsi alla cosiddetta mancanza essere che caratterizza gli esseri umani da che nascono, in qualche modo, ma a colmare un vuoto. Quindi tutto l'impianto di questo testo che l'uomo senza inconscio, in fondo, potremmo dire in modo molto grossolano, ma si fonda su una distinzione tra la mancanza essere che va abitata, ed è il famoso abitare il desiderio, che ci rende possibile abitare il desiderio, e invece la conversione della mancanza essere disabitata in vuoto. E il vuoto si pensa illusoriamente di poterlo colmare con degli oggetti, e gli oggetti possono essere di tutti i tipi. Quindi oggetti di godimento, oggetti gadget, oggetti delle sostanze, oggetti persone, le persone, una dietro l'altra, al di fuori di un legame amoroso. Recalcati, lo stavo chiamando Lacan, ma Recalcati insiste molto sulla dimensione antierotica della nostra epoca, e credo che sia profondamente vero. Perché se è vero che Eros e Thanatos vanno sempre insieme, e non si può eliminare la pulsione di morte perché fa parte della vita, quindi non è da demonizzare neanche la pulsione di morte, la radicalizzazione della pulsione di morte è radicalmente antierotica e fa spezzare i legami. E quando Recalcati suggerisce che in fondo il posto della psicanalisi nella nostra epoca e la scommessa della psicanalisi è quella di rianimare il desiderio, dà un posto preciso alla psicanalisi che va in controtendenza rispetto a quello del discorso del capitalista. Perché, diciamo, i modelli psicoterapeutici che più si confanno al discorso del capitalista non sono certo quelli della psicanalisi, ma semmai delle terapie cognitivo-comportamentali che raddrizzano, ti dicono come comportarti, vogliono ripristinare qualche cosa di una soggettività integra, far rafforzare l'io, il sé. Quelle di prima generazione però. Adesso ci sono terapie cognitive di terza generazione che hanno superato quella posizione lì e che potrebbero essere un interlocutore interessante anche per la stessa psicanalisi, sai Simone? Bene. Sicuramente quello lì è un punto critico che nel momento in cui Recalcati ha scritto L'uomo senza inconscio andava ribadito,
Perché in effetti è un punto che mette in crisi ogni pratica terapeutica, quella di immaginare di rafforzare l'io. Ormai non ci credono, potremmo dire, neanche più i cognitivo-comportamentali, quella cosa lì. È una buona cosa. È una cosa buona, sì. E Simona, tu hai parlato di mancanza, abbiamo parlato di vuoto, abbiamo la distinzione tra la clinica del vuoto e la clinica della mancanza. Questo testo Recalcati lo inserisce in una sorta di trilogia concettuale, c'è Clinica del Vuoto, c'è L'Uomo Senza Inconscio e recentemente è arrivato Le Nuove Melanconie. Questo testo è particolare perché pone la distinzione tra una clinica dell'esse senza inconscio e una clinica dell'io senza inconscio. E se la prendiamo così, assieme ad altre cose che ha detto Recalcati, possono sembrare delle eresie. Eppure, tutte le volte che Recalcati prende i concetti della tradizione psicanalitica freudiana e lacaniana e gli imprime una sorta di torsione, sta inventando qualcosa. Allora, scusami Simona, ma la connessione qui al parco all'aperto non è ancora super efficiente. E la domanda che volevo farti era questa: se volessimo spiegare in parole semplici, ma non banali, la differenza tra la clinica dell'esse senza inconscio e la clinica dell'io senza inconscio, che è un punto molto importante perché Recalcati lì ha in mente anche tutto il seminario 11, quando Recalcati parla di separazione senza alienazione, dal punto di vista teorico sta compiendo un'eresia, perché come dire, il catechismo lacaniano dice che prima c'è l'alienazione e poi c'è la separazione. Quindi se uno pensa che c'è prima la separazione e poi l'alienazione, vuol dire che ha in testa un'idea di funzionamento soggettivo ben diversa e che è tra l'altro confermata dall'osservazione clinica. Provo a dire in due parole anche qui, Sì. queste, come dire, queste due possibili declinazioni cliniche, in cui rientrano una serie di nuove forme del sintomo, mettono in primo piano, da un lato, quello che Recalcati definisce lo strapotere dell'ES e lo sdoganamento della pulsione, e quindi tutta una serie di sintomi che mettono in primo piano una sregolatezza pulsionale, una spinta al godimento non mediato e non raccordato al desiderio, e ci potremmo mettere dipendenze patologiche, disturbi dell'alimentazione, eccetera. E anche una serie di, come dire, atti di autolesionismo, se vogliamo. E dall'altra parte invece una clinica dell'io ipertrofico, potremmo dire. Una clinica delle identificazioni solide viene definita. Una clinica che mette in primo piano non tanto lo sdoganamento pulsionale sregolato, ma quella che Recalcati definisce, riprendendo un'espressione di Colette Soler, in una dimensione del narcinismo, Cinismo. che fonde cinismo e narcisismo, nel senso che il narcisismo di per sé non è affatto un male, ci serve, ci aiuta, come dire, a costituirci e non si elimina mai dall'esistenza dei soggetti, ma il narcisismo assolutizzato, che, come dire, recide il legame con l'altro simbolico, diventa una forma cinica, un fondamentalismo del narcisismo, che porta i soggetti a una dimensione di chiusura, diciamo, maschere sociali, conformismo. Anche il narcisismo maligno di cui parla Campbell. E in entrambe queste due declinazioni, però, che si tratti della clinica dell'ES o che si tratti della clinica di un io dico ipertrofico, o di questo narcisismo, diciamo, non arginato dal potere del simbolico, abbiamo in entrambi i casi a monte una evaporazione del padre, una caduta degli ideali, un terreno in qualche modo che favorisce tutto questo e come dire, il trionfo della pulsione di morte, perché la pulsione di morte trionfa sia laddove la pulsione è sregolata, il godimento e la spinta al godimento impera, sia laddove c'è una chiusura narcisistica
queste identificazioni che comunque non consentono al soggetto di raccordarsi al desiderio, ma puntano verso la morte. Dove il soggetto, potremmo dire, fa esperienza di recalcati, sempre citando gli autori della psicoanalisi contemporanea, parla di personalità normotica e di soggetti che non fanno esperienza della divisione soggettiva, che è l'esperienza dell'inconscio. Possiamo parlare di falso sé, possiamo parlare di personalità come sé, possiamo parlare di maschere sociali, tutte dimensioni che mettono in ombra il soggetto del desiderio. Quindi volendo essere... una modalità identificatoria che fa tenere il soggetto, ma che in fondo si presta con, come dire, una maschera che non mette in gioco qualche cosa del più intimo, che per noi psicanalisti è il desiderio soggettivo, che ha a che fare con l'inconscio del soggetto, che è messo in secondo piano. Però in fondo la scommessa è: si riesce a riabilitare qualcosa dell'inconscio di questi soggetti? E questo... In fondo, se la psicanalisi ruota, l'etica della psicanalisi è un'etica del desiderio, per noi psicanalisti la scommessa deve essere quella, non il bene del soggetto, perché sappiamo che non è il bene del soggetto, no? La posta in gioco di un percorso analitico, ma la scommessa sulla possibilità di sotterrare qualcosa di una dimensione desiderante dietro queste scorze e di frenare la spinta alla morte. E forse anche, diciamo che qua abbiamo la differenza tra la spinta desiderante e la disregolazione pulsionale della clinica dell'essere senza inconscio, dove là c'è una forma di godimento che non è per nulla generativa e che è meramente anticipativa. Una cosa, dato che tu prima avevi in qualche modo, hai fatto cenno a, diciamo, questa trilogia, no? Clinica del vuoto, l'uomo senza inconscio e le nuove melanconie. Io aggiungerei come precedente ancora l'ultima cena, vedrei l'ultima cena, clinica del vuoto e... Ma una cosa sola, che anche rileggendo l'uomo senza inconscio, avendo da poco letto più recentemente le nuove malinconie, c'è qualche cosa in fondo che già... quel che viene la piega melanconica dell'ultima clinica è già... in modo germinale nell'uomo senza inconscio come una delle possibilità, nel senso che c'è tutto il, potremmo dire anche qua, si va per semplificazioni, ma tutta la, la dimensione euforica del discorso capitalistico nel pieno del, della sua vitalità, in fondo ha favorito una serie di, come dire, la spinta al consumo, lo sdoganamento pulsionale, la pulsione a briglia sciolta, gli eccessi di godimento o l'iperfallicizzazione, che sarebbe tutta un'altra questione, quindi a livello del corpo, a livello della posizione soggettiva, eccetera, o una serie di, diciamo, come dire, posizioni soggettive incentrate intorno alla prestazione, al camuffamento della propria mancanza, all'aggiramento della dimensione della caducità, mi viene in mente, perché sto continuando in questi giorni, rileggendo l'uomo senza inconscio, continuo a pensare al testo di Freud, caducità. Che in fondo vedi, basta farti parlare qualche minuto in più e poi arrivano queste perle poetiche. No, l'aggiramento della dimensione della questione della caducità, hai detto. Bellissimo. Sì. Perché, vabbè, poi magari ci torniamo, ma perché altrimenti mi perdo. Era per finire questa cosa. Il discorso del capitalista non è soltanto euforia, ma è anche, qua si riaggancia, incontro con una dimensione della precarietà, perché la caduta degli ideali non è stata rimpiazzata da niente, se non dagli oggetti che non possono prendere il posto degli ideali caduti, e non si tratta di fare un discorso nostalgico, questo giusto per non pensare che siamo qua a rimpiangere il padre padrone e una serie di cose che sono state ricostruite col tempo, ma la precarietà va, la precarietà, questo è il tuo, questo è il mio spento, la precarietà va di pari con l'esperienza dell'angoscia, e dall'angoscia i soggetti tendono a difendersi, e per difendersi si ergono muri, e per difendersi si ergono barriere,
qua non vorrei andare troppo oltre, ma c'è vorrei tutta, a proposito tutta della la, la deriva, diciamo, melanconica, che è più sul versante, diciamo, difensivo, e che, come dire, viene già intravisto nell'uomo senza inconscio, ma che si è accentuato negli anni. Secondo che te, Simona, si tratta di angoscia? Perché l'angoscia, diciamo, nell'insegnamento di Lacan è l'angoscia in prossimità dell'oggetto del desiderio, dell'oggetto causa del desiderio. Ma quando noi parliamo dell'angoscia che ha a che fare col tempo del desiderio, siamo già nell'uomo con l'inconscio, siamo già nell'esperienza dell'inconscio. Se invece qua noi ci troviamo con un uomo senza inconscio, questa angoscia, che tipo di angoscia è? Ha una caratteristica diversa. L'angoscia per Lacan è in relazione al desiderio dell'altro, ma anche alla domanda dell'altro e anche al godimento dell'altro. E questo, che secondo me può essere importante per cercare di capire che l'angoscia può essere anche quella multiforme. E non è necessariamente raccordata a esperienze nevrotiche. Non so se sono riuscita a... Tu cosa hai in mente? No, no, io sto immaginando le persone che possono ascoltare questo dialogo. Quindi tu hai messo in chiaro che l'esperienza dell'angoscia non è soltanto rispetto al tempo del desiderio, ma c'è un'angoscia che in qualche modo parla dell'eccesso della domanda dell'altro. Quindi non c'è l'incontro col desiderio dell'altro, ma con la domanda dell'altro. O col godimento dell'altro. Un altro troppo asfissiante, un altro che domanda troppo. Pensiamo al rapporto madre-bambino, per semplificare. La madre deve pensare alle cure, sicuramente. La madre deve, come dire, pensare di garantire, la madre, i genitori, l'altro, di fronte a un neonato, un bambino piccolo, devono prendersi cura dell'altro che ancora non è capace di badare a se stesso, ma l'altro non deve esserci troppo, altrimenti riempie troppo e altrimenti non riesce a favorire il processo di nascita di un desiderio che sorge dalla mancanza. Quindi è un'angoscia che non riguarda il mettersi in gioco in un'esperienza di cui non si è padroni, non è l'angoscia di chi deve scegliere, di chi si deve mettere in gioco per la prima volta come autore e non solo come esecutore del discorso dell'altro. Non è la trepidazione di quando si ha la sensazione di esserci veramente. Non è quel tipo di tonalità emotiva dell'angoscia in gioco, è semmai un tipo di angoscia dove è in gioco il terrore, la nientificazione del soggetto. Un assoggettamento... non del soggetto al proprio desiderio, come nell'esperienza del desiderio, ma un assoggettamento del soggetto al godimento. Assolutamente sì. Nel momento in cui ho fatto riferimento alla barriera, al muro, all'aspetto difensivo, quello che non si riesce in questa nostra epoca, maggior ragione al giorno d'oggi, diciamo, a tollerare molte volte l'alterità dell'altro. Cioè l'incontro con la differenza è molto difficile. È molto difficile fare i conti col desiderio dell'altro. Lacan, non mi ricordo dove, ma ci dice che il desiderio non è una cosa semplice. Quindi quando noi stiamo qua a fare l'apologia del desiderio, rianimare il desiderio, ma è un bel problema, cioè non è che parlare di desiderio significa che siamo tutti giù lì e felici, perché fare i conti col proprio desiderio, e chi ha fatto un'analisi lo sa, non è un affare semplice. Ecco, però nel anche nuovo senso delle neurosi, no? Non è che è un bel affare il desiderio, per riuscire ad appropriarsene. Non basta, come dire, schioccare le dita. Chi fa lo psicanalista e si è fatto un'analisi lo sa bene che ha dovuto un pochino trottare prima di avere in qualche modo idea di essere riuscito a farsene qualcosa del proprio desiderio, no? E quindi non è che uno va dall'analista e ne esce che ha timbrato un cartellino e si è preso in mano il desiderio. Non lo compri il desiderio, non lo paghi il desiderio, ti paghi sudatamente un percorso che, se va bene, a buon fine, ti fa sentire più
più in pace con te stesso, meno colpevole, potremmo dire. E qua si apre tutta la dimensione della colpevolezza, della colpa, come nome della distanza dal proprio desiderio, no? E in questo testo è come se Recalcati cercasse di mettere a fuoco quali sono i presupposti affinché possa nascere la questione del desiderio, che è già una questione molto complicata, potremmo dire, per la clinica della nevrosi, ma ci sono dei casi ancora più gravi dove già la possibilità di stabilire la questione del desiderio è già un risultato terapeutico, potremmo dire. Tant'è che uno dei capitoli finali, intitolato proprio sulla, dedicato alla rettifica dell'altro, mette in gioco questo esempio che facevi prima tu, Simona, a proposito della pappa asfissiante dell'altro. Quindi fare incontrare al soggetto un altro che non lo asfissi con la propria domanda o col proprio godimento, e che dia la possibilità al soggetto di venire fuori, di prendere la parola. Se dovessi dire qualcosa di questo testo, rileggendolo, ma ti ripeto, si potrebbe rileggere altre 10 volte, probabilmente mi verrebbero in mente altre cose, no? Sono tantissime le suggestioni, ma quando Recalcati parla di rianimare il desiderio, a me è venuto in mente, tra le varie cose, una delle tante indicazioni di Lacan sul percorso dell'analisi in termini di erotologia. Non mi dire dove perché non me lo ricordo, però lo troverò. E già questo ci dice qualche cosa, che in fondo la psicanalisi, che non punta al bene, comunque punta, mi viene da dire, a farsene qualcosa di un legame, perché l'eros è il legame. Quindi a smorzare la portata della pulsione di morte che affligge i soggetti, tutti più o meno, nella nostra epoca a volte molto di più, perché si è più a bagno in una pulsione di morte all'opera che non in una conflittualità che era quella delle isteriche al tempo di Freud, senza nulla togliere al fatto che abbiamo ancora delle fantastiche isterie e delle fantastiche nevrosi ossessive, perché non è che dobbiamo cancellare tutta la clinica precedente, perché ancora esiste. L'altra questione che in fondo mi ha affascinato molto, forse perché sono donna, forse perché sono madre, c'è tutto un capitolo dedicato ai sintomi della femminilità in questo testo e ai sintomi della maternità. E uno degli orizzonti, a mio parere, che Recalcati propone è in fondo quello, non è detto che così, per cui non è una citazione, non me ne voglia Recalcati, ma io l'ho intesa un po' così. Poi al limite Recalcati mi correggerà. Ma in fondo, secondo me, lui suggerisce una direzione che va al di là dell'ingombro fallico, come possibilità. E al di là dell'ingombro fallico significa al di là di tutta la dimensione prestazionale, che va nelle direzioni, diciamo che quella che ricopre le patologie dell'io, delle identificazioni solide, e non solo, ma dà una china femminile al percorso psicanalitico stesso, perché la psicanalisi va al di là del fallo. Questo può essere un po' complicato detto così, ma in Però fondo adesso è troppo, dire, prelibata l'occasione per lasciarla scappare. Che vuol dire? Questa questione della femminilità, qualcosa al di là dell'ingombro fallico. Vuol dire che terra terra, tutto ciò che è fallico lo possiamo, se tutto ciò che è fallico possiamo, come dire, metterlo dal lato della dimensione narcisistica. È la prima osservazione che tu mi hai fatto quando mi hai conosciuto. La dimensione femminile e il godimento femminile non si riduce a questo, ma c'è qualche cosa che, diciamo, dell'apertura della femminilità al di là di questa dimensione fallica, che apre a quello che Lacan chiama l'altro godimento. Allora, la psicanalisi che cosa fa compiere? Una serie di Lacan ci dice disidentificazioni falliche, cioè bisogna cascare dal, come dire,
dall'adesività al proprio narcisismo. Ci si decostruisce in un percorso d'analisi, si scopre di essere un po' diversi da quello che si pensava di essere, si incontrano tutti i propri aspetti peggiori e non si sfugge, bisogna farci conti. Quello non è una dimensione narcisistica, ci si sente un po' bacchettati. Quando si inizia a far pace anche col peggio di sé e magari ci si arrangia un po' anche con quello che si scopre di sé, che si teneva dietro, coperti dietro una maschera, vuol dire che qualche cosa della caduta narcisistica c'è stata, e in altri termini potremmo dire questa caduta narcisistica disidentificazione fallica, avendo tradotto uno dei termini un po' più ostici. E allora è chiaro che la psicanalisi va verso la femminilità, ma è da prendere tra virgolette. Non e che cos'è la posizione femminile in psicanalisi? Al di là, come dire, non si supporta sull'ingombro del fallo, va al di là del fallo. Ma la posizione femminile non riguarda soltanto le donne, deve riguardare necessariamente anche gli uomini. Diciamo che potremmo dire, prendendo spunto proprio dalla tua prima interpretazione analitica che io ho ricevuto nella mia vita, potremmo dire che la tensione, diciamo, fallica ha una pretesa di appropriazione sulla realtà, sull'oggetto. Appunto, c'è l'idea del prendere. Invece la posizione femminile non è una logica di appropriazione che promuove. La posizione femminile è più una logica di abbandono di ogni pretesa di padronanza, e semmai un abbandono che consiste anche in un abbandonarsi al reale che si è, e quindi è anche un atto di fiducia verso ciò che sta al di là di ogni logica fallica. Certo. Beh, non potevi, come dire, condensare in modo più elegante. Grazie Simone, adesso mi hai riabilitato dopo la prima cosa, a distanza di 20 anni. Oddio. Simone, ma io vorrei ancora approfittare della tua grande capacità concettuale nel muoverti così per flash in tanti tasselli dell'insegnamento di Lacan e della ripresa originale che ne ha fatto Recalcati. Tu hai parlato di evaporazione del padre, e questo è un testo sul discorso del capitalista, sull'evaporazione del padre. Abbiamo da pagina 37 a 44, scusa in toni un po' ossessivi, veramente delle pagine di svolta dove Recalcati parla della testimonianza paterna, dove Recalcati cerca di andare al di là del nome del padre, mette in gioco la questione della testimonianza. E non credo che sia lontano tutto questo anche dalla posizione femminile di cui abbiamo parlato appena adesso. Come potremmo raccontare, sempre pensando a delle persone che non sono magari per forza degli psicolaureati o che hanno voglia di essere super specialistici. Però questo è un punto che in realtà riguarda la vita di tutti. Sì, mi stai chiamando a un estremo sforzo di sintesi che è veramente un'esercitazione oggi. Tu prendi il tempo che vuoi perché tanto non... Allora. Se pensiamo e partiamo dall'evaporazione del padre come espressione che condensa la caduta, l'affievolimento del simbolico, la caduta degli ideali, la messa in crisi del simbolico, non ci resta che domandarci che cosa resta del padre. Allora, il padre, c'è qualche cosa degli ideali che è venuto meno? C'è una crisi degli ideali che erano, come dire, inscritti sotto l'egida della funzione paterna. C'è la crisi di tutto questo e Recalcati si chiede cosa resta del padre, dedicherà questo un testo, ma anche nell'uomo senza inconscio c'è un interrogativo intorno a tutto questo. E quello che propone Recalcati non è assolutamente un discorso nostalgico, anzi, semmai nella deriva nostalgica e di tentativo illusorio di ripristinare gli ideali perduti nella assolutizzazione di nuovo degli ideali, c'è tutta la deriva fondamentalista di ripristino del capo, di ripristino di un verticismo smarrito da recuperare nostalgicamente. Non è assolutamente questo.
ma c'è la possibilità di pensare a nuove versioni della funzione paterna. E la testimonianza qui prende tutto il suo peso, il suo spazio, il suo corpo, dico corpo anche, nel senso che Recalcati insiste molto sulla possibilità di essere padri al di là del paternalismo e dell'autoritarismo, ma attraverso la testimonianza del proprio desiderio. Anche il desiderio per una donna. Desiderio per qualche cosa nella vita che motiva, che anima. E lì c'è tutto lo spazio per incarnarlo il desiderio, abitare il desiderio, testimoniare il desiderio. E qua Recalcati è un esempio con la sua opera. E ancora un'altra cosa di cui mi piacerebbe proprio sentire cosa ne pensi tu, Simona, proprio chiacchierando, immaginando di essere presenti così a un tavolino e parlandone. Recalcati qua esplora la questione della forclusione del nome del padre, e lui lo ha sostenuto anche in altri testi, in fondo come se avesse cercato di leggere anoressia e bulimia, per esempio, i nuovi sintomi, attraverso la logica della forclusione. No, la forclusione di cui parla Recalcati, e questo sarà importante riprendendo poi le nuove melanconie, non è una forclusione classica. In fondo lui è come se parlasse, quando ad esempio parla di separazione senza alienazione, lui a volte va e dice separazione senza alienazione è una forclusione generalizzata, cioè è come se quella fosse una logica della forclusione. Però se l'alienazione è, potremmo dire, l'iniziazione al discorso e alla struttura, quindi quando c'è l'alienazione c'è la struttura. Dire che c'è la separazione senza l'alienazione vuol dire che c'è una forma di separazione o addirittura di separare, di generarsi da sé senza passare attraverso la struttura. Quindi se diciamo la separazione senza l'alienazione stiamo parlando di un tipo di clinica che ancora non è stata agganciata dalle maglie della struttura. Secondo te questo punto qui come lo possiamo chiarire? Questo punto qui è io molto ti sto facendo, questa non è una domanda, diciamo, che riguarda il testo, ragioniamo da allievi su cosa ci sta trasmettendo. È molto complesso questo punto. Quello che mi viene da dire è che in fondo tutti questi nuovi sintomi, per come vengono letti da Recalcati, alcuni di questi nuovi sintomi che rientrano in questo quadro che tu descrivi, in fondo tentano di aggirarla l'alienazione. L'incontro con l'altro, che implica castrazione, che implica elaborazione della perdita, che implica incontro con la perdita e umanizzazione della perdita, in fondo, come dire, qualcosa dell'incontro con l'altro, dell'alienazione, viene rifiutato. È quello che si può dire in altri termini, il rifiuto dell'altro. Il rifiuto dell'altro tende a porre il soggetto poco, come dire, armonizzato con l'alienazione per poi separarsi, ma a, come dire, in un cortocircuito in cui si tende a separarsi ancora prima di essersi raccordati all'altro in modo simbolico. Io me lo allo stesso tempo E allo stesso tempo? Oltre a un rifiuto dell'altro, mi verrebbe da dire che un rifiuto dell'altro è una difesa dall'uno. Perché da un lato c'è un rifiuto appunto del discorso dell'altro, ma dall'altro lato c'è un modo non simbolico, quindi senza passare attraverso potremmo dire la protezione dell'altro, gli strumenti che dall'altro, i meccanismi di difesa che dall'altro, c'è una difesa dall'eccedenza pulsionale, tant'è che sintomi come quelli che citavi tu, per esempio come l'autolesionismo, è una pratica non simbolica per domare, per trattare il reale della pulsione. Cioè, quindi c'è un trattamento non simbolico del reale della pulsione. Quindi c'è una difesa dall'uno che non passa attraverso l'altro. Pratiche di svuotamento del godimento in eccesso, senza il raccordo con l'altro. E secondo te questo è immediatamente psicosi? Possiamo subito declinarlo come psicosi? No. Mi viene da dire che nulla di per sé
può essere diagnosticato immediatamente. Nel senso che senza, come dire, la declinazione della fenomenologia e dei sintomi dentro una storia soggettiva, che cosa ci dice il soggetto di quello che ha, della pratica? Nella mia pratica ho incontrato soggetti che avevano compiuto atti di autolesionismo sia all'interno della nevrosi sia all'interno della psicosi. Bisogna darsi tempo per far diagnosi e mai, come dire, riportare in modo causalistico, deterministico. Non c'è determinismo, ma non c'è neanche causalismo, e non possiamo raccordare in linea, in modo diretto, un sintomo a una struttura. E qua, come dire, è più che valida ancora oggi la clinica dell'uno per uno. Non solo, ma anche nel momento in cui Recalcati parla tanto di, come dire, clinica della psicosi, sì, e nell'uomo senza inconscio, non sta facendo diagnosi generalizzate. Non sta assolutamente, questo credo che sia importante, non si sta dicendo che sono tutti psicotici al giorno d'oggi. Parlare di clinica della psicosi significa che nella clinica incontriamo fenomenologicamente dei sintomi che non hanno una modalità di, come dire, costruzione fondata sul ritorno del rimorso. Non sempre c'è il ritorno del rimorso possiamo dire che c'è forclusione. Ma non è detto che sia così, appunto, no? Nel senso che cosa ci sta poi dietro? Il problema è che c'è qualche cosa che si palese, come dire, c'è una difficoltà di fare i conti, io dico, con la castrazione simbolica che viene o rigettata o aggirata, e questo apre, come dire, due derive che sono sulla direzione psicotica o perversa. Ma questo non significa che di per sé tutte le anoressiche siano psicotico perverse, tutti gli attacchi di panico, tutte le depressioni che vengono descritte. Non sta dicendo questo Recalcati. Sta facendo capire che c'è una scorza e una modalità di presentazione dei sintomi che hanno una modalità diversa. Ecco, però tu nel momento in cui fai questo ragionamento penso che tu abbia in mente la distinzione tra fenomeno e struttura. E quindi tu dici nel momento in cui si palesa poi la struttura, ma secondo te la struttura che si palesa dopo è una struttura che abbiamo scoperto o che è stata la cura a produrre? Cioè questo è un punto, a me interessa molto per le mie ricerche, soprattutto nell'ambito della clinica borderline, perché allora, la clinica Recalcati parla anche del borderline e quindi dà delle piste di ricerca molto importanti in quest'ambito. È molto interessante la domanda che poni, io credo che la struttura non sia, come dire, può venire alla luce grazie a un percorso, perché magari senza il percorso psicoanalitico, psicoterapeutico, il soggetto poteva restare incagliato in quella modalità di funzionamento per tutta la vita. Ma è chiaro che se dietro si scopre che c'è una nevrosi, una psicosi, quella c'erano già. Perché non può esistere un soggetto che non che diventa psicotico, ma un soggetto che non ce la fa essere nevrotico e che a un certo punto invece per l'organizzazione del tempo della cura permette ai significanti di aggregarsi? Sì, ma come dire, se questo è stato possibile è grazie a una cura, ma c'erano gli elementi strutturali perché questo potesse venire alla luce, in questo senso. Questo io mi immagino, no? Se c'è alla base una forclusione, Però se ci sono dei sintomi, ok, sì, perfetto Simone, se ci sono dei sintomi che non obbediscono alla logica del ritorno del rimorso, quindi non seguono la logica della rimozione, ci sono dei sintomi che non rispondono alla logica della forclusione, a quale logica stanno corrispondendo, secondo te? Cioè, è proprio una, come un'intervista di ricerca che ti sto facendo. Perché mi interessa molto sapere cosa ne pensi. Il punto è, secondo me, nel percorso cercare di capire che cosa si muove dietro quel sintomo che non rientra apparentemente né da un lato né dall'altro. No? Cioè, a volte ci si trova di fronte a
casi in cui bisogna avere molta cautela perché, come dire, c'è questa copertura del sintomo del soggetto, come meglio, il soggetto si presenta con dei sintomi che noi non riusciamo a ricondurre in modo netto né da una parte né dall'altra. E quindi in questo Ma dietro caso, ci sta qualcosa. E in questo caso perché Recalcati ci dice prima di preoccuparci della rettifica soggettiva, della rettificazione dei rapporti del soggetto con il reale, che diciamo seguiamo nella conduzione della cura del nevrotico, ci dobbiamo preoccupare della rettifica dell'altro. In fondo lui dà questa indicazione che sembra semplicissima, ma ha una portata epistemologica notevole. Non rettificare i rapporti del soggetto con il reale, ma rettificare l'altro. In questo tempo preliminare della cura è importante seguire quella strada lì. Perché? Cioè, secondo te perché possiamo... Perché non si può andare direttamente a far toccare qualcosa del rapporto del soggetto con il reale se non si sa in che modo il soggetto si rapporta all'altro. Perché può essere molto pericoloso, perché si può favorire la scompensazione, lo scatenamento di quadri psicotici, perché bisogna avere cautela e riuscire, come dire, a capire qual è l'altro del soggetto in questione e anche a che cosa può servire un sintomo, che magari è un punto di, come dire, compensazione, che magari va preservato e semplicemente ridimensionato. E quindi toccare il reale è azzardato, bisogna avere cautela nella cura e nel percorso dell'analisi anche dei primi colloqui. Grazie Simone, grazie veramente per la raffinatezza delle precisazioni che hai fatto di volta in volta. Un'ultima domanda, proprio poi non approfitto più della tua disponibilità. Come vedi le nuove melanconie in rapporto all'uomo senza inconscio? Ancora non abbiamo pubblicato una telemachia sulle nuove melanconie, ma lo faremo. E come vedi quel testo lì in rapporto a questo? Qual è il passaggio? È un po' il passaggio a quello che avevo accennato prima, cioè che in fondo le nuove melanconie che aumentano in qualche modo tutta questa serie di sintomi che hanno una piega melanconica, hanno più a che fare con, come dire, le conseguenze del discorso capitalistico, non nella dimensione euforica del padroneggiamento, della padronanza, della prestazione, ma con la precarietà e l'angoscia e la necessità di difendersi. E quindi c'è tutta la dimensione difensiva dei soggetti in questione che mettono in gioco non tanto la spinta al godimento, come dice Recalcati, ma il prendere piede della pulsione securitaria, così come viene definita, che in fondo è quella pulsionalizzazione della difesa dall'altro e della dimensione melanconica di ritiro. Che è molto sì, secondo me quel testo lì è formidabile perché addirittura secondo me ci consente di fare un passo in avanti anche nella teorizzazione della psicosi. Sì. Perché Recalcati, riprendendo quella distinzione tra la forclusione di fatto e la forclusione del nome del padre, mette in luce due lati della psicosi che sono entrambi tratti della psicosi, ma che fanno vedere, potremmo dire, due psicosi. Mentre di solito noi in ambito lacaniano con la psicosi andiamo a individuare, ecco la psicosi, è un contenitore dove infiliamo tutto, la schizofrenia, la paranoia, la melanconia. In realtà Recalcati là va a cogliere una piccola differenza che dà dei margini di manovra clinica notevoli. Sì. Una cosa mi viene in mente, che nelle nuove melanconie un punto fondamentale viene individuato da Recalcati nell'antilutto radicale, e di nuovo mi viene in mente Freud e caducità, perché Freud in quel testo è illuminante, perché mi viene pagine meravigliose. Pagine meravigliose, che andrebbero lette e rilette per mille ragioni, ma uno dei punti che mi colpisce, che mi sembra si possa dire che lì Freud fa una sorta di elogio del lutto, del suo potere,
E ci dice, adesso non vado un po' a memoria, che il lutto si elabora spontaneamente. E, come dire, perché questo spontaneamente avvenga ci vuole del tempo. E dopo quel tempo sarà possibile reinvestire su nuovi oggetti. E se ci va bene, se va bene, dice Freud, magari ancora più preziosi. Allora, straordinario. Parte dall'interrogativo sulla precarietà, la caducità degli esseri umani, le guerre, la morte, i beni che poi possono, come dire, vanire, la perdita, le perdite, ma che cosa ce ne facciamo? Non ci chiude in uno sguardo pessimistico, pur interrogandosi sulla vita e sulla morte e sulla perdita, ma se ci si dà il tempo dell'elaborazione del lutto, si può reinvestire su nuovi oggetti ancora più preziosi. È una grande speranza. E nella nostra epoca questo tempo di elaborazione è mangiato, non ci si dà tempo. Non c'è tempo per l'elaborazione delle perdite, non ci si dà tempo di attraversare il dolore, si tende a sostituire l'oggetto con un altro oggetto senza aggirare l'esperienza della mancanza. Bene, e allora mettiamo insieme l'elogio del lutto, che io rinvengo in caducità, con l'antilutto che Recalcati rinviene come cifra delle nuove melanconie. E la posizione femminile di cui parlavi prima tu, sottolineando questo contributo di Recalcati. Simona, grazie di cuore, sei stata preziosissima. Grazie a te. Alla prossima, adesso che abbiamo iniziato ne faremo di altre. Ciao, ciao Simona. Ciao.